Ciao da Zio Pippo, benvenuto sul mio canale. Oggi preparo delle tortine con pan di Spagna senza lievito e frutta. Per prima cosa taglio a metà il pan di Spagna. Poi con un coppa pasta vado a formare dei cerchi e li metto dentro ai pirottini. Questo lavoro lo faccio per tutto il pan di Spagna. Con i ritagli andiamo a sbriciolarla in un contenitore, più o meno grossolatamente. Andiamo a formare della la base da mettere nelle coppette o ciotole, quello che abbiamo in casa. Ora aggiungiamo due felette di limone dentro la crema pasticcera per farla a gusto di limone. Possiamo metterla alla vaniglia, possiamo fare vari gusti. Ora le bagniamo con il succo di frutta. Io sto usando ananas e cocco. Si può usare qualsiasi succo di frutta. Una volta bagnati, andiamo ad aggiungere la crema pasticcera. Ora andiamo a mettere la frutta sopra le tortine. Io ho scelto un po' mista, giustamente uno la può usare quello che vuole. Vado a mettere una fetta di kiwi, taglio una fragolina, la taglio a metà. Un mirtillo, una fettina di russina e un chicco d'uva. Ora vado a preparare la gelatina da mettere sopra. Prendo una bustina di torta gel preparato già per gelatina, aggiungo 3 cucchiai di zucchero, e 250 ml di acqua. Accendo il fuoco e porto in ebollizione. Sempre mescolando. Una volta che la gelatina è pronta, con un pennello ci aiutiamo e andiamo a spennellare sopra la frutta. Questo in realtà serve per far durare qualche giorno in più la frutta fresca e per renderla più lucida.
Le tortine alla frutta sono pronte. Ciao da Zio Pippo, alla prossima ricetta. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale.